Benvenuti all'interno di questo video. Oggi parliamo degli strumenti 3D Connection e il loro utilizzo integrato ad ArcLine XP. In particolare andremo a vedere l'integrazione e l'utilizzo dello strumento Space Mouse e CAD Mouse. Mi trovo adesso all'interno del sito del produttore, giusto per fare una breve presentazione di cosa sono questi prodotti e di come si presentano. Vi invito anche a visionare il nostro video con relativo all'unboxing, così da mostrare anche il packaging e il contenuto della confezione, oltre che a delle riprese un po' più di dettaglio dal video. Lo Space Mouse e il CAD Mouse formano insieme una accoppiata di strumenti che aumentano quella che è quelle che sono le performance e la fruibilità di disegno in ambito CAD. In particolare il CAD Mouse è un CAD ad alta precisione e lo Space Mouse è questo oggetto un po' particolare che permette attraverso questa cloche di avere in mano il modello e aumentare e velocizzare quello che sono tutte le operazioni di movimento, di zoom, rotazione e via dicendo. Sono disponibili all'interno del sito del produttore. Troviamo come proposta un paio di kit, quindi l'accoppiata di Space Mouse e CAD Mouse rispettivamente nella versione Enterprise e in quella wireless. Si tratta dei prodotti top di gamma, quelli che andiamo a testare oggi. È presente anche un altro kit con una versione un po' più ridotta di questo Space Mouse, la versione più compatta, insieme anche al suo mouse un po' più compatto. Poi tutti i dettagli sui prodotti li troviamo direttamente qui nel sito del produttore. Che tra questo e questo la differenza sostanziale sta nella presenza di una bottoniera con una serie di scorciatoie aggiuntive che si possono adottare. La prima cosa da fare per lavorare attraverso l'uso di questi strumenti è recarsi all'interno del sito del produttore, all'interno della sezione software, e reperire quello che è il driver più recente. Questo software 3DXWare è in realtà un software di programmazione del dispositivo, anzi dei dispositivi, perché vedremo che tutti questi device hanno una serie poi di funzionalità e di personalizzazioni che possono essere gestite direttamente da interfaccia. Quindi si può scaricare il driver, installarlo, è la normale installazione di un software, io adesso l'ho già fatto, e conseguentemente iniziare a farlo riconoscere al sistema operativo e successivamente verrà automaticamente riconosciuto da tutte le applicazioni compatibili. Ecco qui lo strumento, partiamo ad analizzare lo Space Mouse. Lo Space Mouse presenta questa forma, viene fornito con un piccolo hub attraverso il quale potersi connettere con un'unica porta al computer e connettere poi i due dispositivi. In questo caso abbiamo connesso lo Space Mouse, che è via filo, e il CAD Mouse, che invece è wireless, e dopodiché si presenta in questo modo. C'è la cloche centrale, il fulcro un po' di questo device, e in questa versione abbiamo poi una bottoniera. In particolare qui sul lato sinistro abbiamo una serie di comandi che sono i comandi più utilizzati in realtà della tastiera. Abbiamo l'ESC, l'Enter, l'invio, il Tab, il Control, lo Shift, quindi che ci permette di tenere la mano sempre qui senza doverla portare sulla tastiera normale, almeno per le operazioni più comuni. È presente poi questo display LCD con dei tasti rapidi. Questo display e conseguentemente i tasti vengono associati automaticamente all'applicazione compatibile. In questo caso qui vediamo che è stato riconosciuto ArcLine XP e che ci sono tutta una serie di icone con delle azioni possibili attraverso ArcLine. Il display non è touch, il display raffigura attraverso un'icona e un testo il significato del bottone qui sotto. Quindi ad esempio questa prima icona che raffigura la lista dei layer corrisponde al tasto numero 1, questo che è colore naturale, il tasto numero 6. Sulla parte destra abbiamo ulteriori comandi che successivamente andremo a visionare, relativi alle impostazioni di viste predefinite.
Allora, cominciamo a parlare della cloche e quindi degli spostamenti che è possibile effettuare. Questa cloche può essere spostata in tutte le direzioni. Cominciamo a vedere cosa succede, diciamo, effettuando questi spostamenti. Per impostazione predefinita, le operazioni che si possono fare sono queste. Spostando lungo l'asse orizzontale, quindi a destra e a sinistra, vedremo che si sposta a destra e a sinistra il nostro disegno. Dopodiché, spostando invece in alto o in basso, quindi sempre mantenendo fissa la direzione del piano orizzontale, vedremo che ci allontaniamo, oppure spostando in giù, adesso sto tirando in giù, cioè indietro, si zooma avanti e indietro. L'asse invece di rotazione, l'asse verticale, scusate, prevede anch'esso degli spostamenti, quindi verso l'alto e verso il basso. Se spingo verso il basso, vedete che la pianta scende, quindi sto facendo uno spostamento verso il basso. Se tiro verso l'alto, la pianta si sposta verso l'alto. In vista 2D non sono previste altre operazioni, quindi non c'è la rotazione, non c'è neanche l'inclinazione. Se ci spostiamo invece all'interno della vista tridimensionale, abbiamo, diciamo, gli stessi concetti per quanto riguarda le operazioni su e giù, quindi vedete che sto andando su, giù, rispettivamente spingendo verso il basso o alzando. Se mi sposto a destra e a sinistra, sposto, diciamo, la camera a destra e a sinistra. E diciamo che se sposto verso l'alto mi allontano, se sposto verso il basso mi avvicino. In 3D abbiamo anche la rotazione, quindi ruotando proprio sul suo asse questo dispositivo vediamo che la vista ruota. Notiamo che il centro di rotazione viene preso dinamicamente da questa icona che appare finché mi sto spostando. In vista 3D possiamo anche usare degli altri comandi che prevedono l'inclinazione in tutte le direzioni di questo device, quindi se inclino in avanti vedete che ruoto la vista, se la inclino indietro la ruoto in quest'altro senso. Allora, queste diciamo che sono le impostazioni predefinite del device e vi faccio anche fare attenzione che in questo caso siamo in Arcline in una vista prospettica, infatti vedete che in pianta c'è questo simbolino e quindi ciò che stiamo andando fisicamente a spostare non è il modello ma è la telecamera. Diverso è se invece ci trovassimo in una normale vista assonometrica in cui invece ciò che si sposta, vedete, è non la camera ma il modello stesso. Esiste anche un sistema di rotazione intelligente per cui se vado a evidenziare un oggetto all'interno del nostro modello, quello diventa centro di rotazione. Se selezioniamo questa finestra, il modello ruoterà sempre attorno a questa finestra. Dunque, queste sono le impostazioni predefinite. Cominciamo a usare anche i tasti da tastiera, adesso ho premuto ESC per togliere la selezione. Vediamo le personalizzazioni che è possibile effettuare. Quindi premo il tasto menu per aprire il menu di navigazione. Dunque, con il software aperto, il menu diciamo di navigazione è già programmato su Arcline, così come il display LCD, e quindi quando accedo alle configurazioni di questo device sto già programmando quello che succede in Arcline. E con questo software in realtà posso gestire tutti i device 3D Connection, quindi adesso ci stiamo concentrando sullo Space Mouse, e fondamentalmente posso fare alcune operazioni. Partiamo dalle opzioni avanzate, in cui, come vedete, posso andare a controllare alcuni criteri predefiniti del device. In particolare, io una modifica che faccio, e diciamo, vi invito a provarle entrambe, però dopo un po' di utilizzo mi sono trovato meglio, è invertire quella che è la direzione dello zoom, perché diciamo che Arcline è un CAD architettonico, forse in meccanica magari è più comune un concetto, cioè,
diciamo, rovescio, secondo me, in cui in realtà il modello è un oggetto che devo tenere in mano e quindi tutti gli spostamenti sono orientati a simulare la presenza nella mia mano dell'oggetto. In questo caso, no, soprattutto in un ambiente CAD 2D, avere, diciamo, il su e giù, che in realtà mi fanno sopra sotto, mi è un po' rovescio, secondo me. Comunque vi faccio vedere cosa cambia andando a forzare questa configurazione qua. Invertiamo sostanzialmente l'uso dei comandi per lo zoom. Quindi se chiudiamo, lo faccio vedere in pianta che si capisce bene. In questo caso adesso abbiamo su, giù, in cui mi sposto avanti e indietro così, e destra, sinistra, in cui sposto in queste due direzioni il device, e con la pressione mi allontano tirando su, zoom. Ovviamente poi, facendo in simultanea questi movimenti, il tutto ritengo, almeno a mio avviso, che sia un po' più fluido. In 3D forse questa cosa paga un po' pegno, soprattutto nella modalità camera, però tutto sommato ho visto che in fondo è, io personalmente insomma, mi trovo meglio. Oltre a questo poi c'è anche un'altra avvertenza che vi lascio, perché se ci mettiamo in una vista così prospettica, attraverso questa modalità, diciamo, potrebbe comunque essere complesso muoversi, specialmente se quello che devo fare è una navigazione. Pertanto dal menu vi invito a provare, qualora abbiate l'esigenza in quello specifico momento di camminare all'interno del vostro modello, magari per una presentazione, di abilitare temporaneamente la camera mode. In questo caso ciò che va a ruotare non è il modello, ma la telecamera, e quindi diciamo che potete più facilmente entrare in una stanza, ruotare la testa. Vedete, ruotando questo cursore in realtà ruoto la testa, e quindi diciamo che simulo meglio quello che è il movimento in prima persona. Ecco, poi magari quando non avete più bisogno di fare questa cosa potete reimpostare la modalità oggetto, che è quella predefinita. Si può configurare anche le opzioni del centro di rotazione, ma questa airline, diciamo, è in grado di prendersela automaticamente su selezione, come abbiamo visto prima, e si può configurare anche la velocità di tutti questi spostamenti, oltre che a decidere se devono essere attivi o meno. Potrebbe farmi confusione, magari un certo tipo di rotazione la potrei disabilitare, così come potrei anche invertirne il suo funzionamento. Quindi, diciamo, se mi trovo con i comandi rovesci, li posso ruotare come ritengo più naturale per me. Ecco, queste quindi erano le funzionalità avanzate relative alla configurazione di questa cloche. Passiamo ora alle opzioni relative al display LCD, in particolare per andare a configurare quelle che sono le opzioni che sono in queste scorciatoie. Come vedete, attraverso la parte LCD possiamo andare a configurare l'apparenza, diciamo, di questa sezione. In particolare possiamo scegliere, non so, se mostrare solamente le icone, quindi vediamo che tutto quanto viene solo ad icone, oppure solo a testo, oppure testo a icone. Queste sono alcune opzioni abbastanza semplici. Possiamo regolare la luminosità, quindi vedete che abbassando questo cursore la luminosità del nostro display viene a tararsi inferiore. E invece, per quanto riguarda gli effettivi comandi, nella sezione bottoni abbiamo queste tre aree che corrispondono alle tre aree che vi ho descritto prima, quindi rispettivamente questa è quest'area di sinistra, questa è quest'area di destra, questa invece sono i bottoni principali. Essendo noi all'interno di Arcline, troviamo già tutti i comandi di Arcline. Questi comandi sono stati inseriti in questo modo. Ovviamente ognuno può personalizzarsi le scorciatoie che preferisce. Infatti, premendo il tasto, troveremo un capitolo Arcline XP, troveremo tutti i comandi di Arcline, o meglio, gran parte dei comandi di Arcline, quelli che abbiamo scelto, insomma, di programmare. E
diciamo, selezionandoli da qui possiamo andarli a sostituirli alla configurazione che c'è sul mouse. Vediamo come si usano. Torniamo momentaneamente in Arcline, portiamoci magari qui in vista 2D, e se guardo tra i comandi c'è per esempio lista layer, quindi se clicco questo tasto qui appare la lista layer di Arcline. Se vado in vista 3D, seleziono, non so, questa vetrata e premo il tasto 4 che è mostra in vista 2D, il programma me la mostra in pianta. Quindi avete capito, insomma, che abbiamo una serie di tutte le normali operazioni che fareste in Arcline, so, modalità linee nascoste o colore naturale. Tutti i comandi che potete fare in Arcline li potete fare anche programmare, diciamo, con scorciatoie che vi evitino di dover andare a cercare all'interno dei menu diversi click. Ecco, questa secondo me è la vera valenza di questo modello di mouse rispetto al Compact, cioè l'avere tutte queste scorciatoie può dare anche quella fluidità in più nel lavoro, quella velocità in più, perché ci si programma, insomma, le proprie preferenze. Se ci concentriamo per un secondo invece in questi bottoni qui di destra, troviamo alcune cose abbastanza predefinite, come il fit, che diciamo adatta la vista a video, quindi anche se sono in pianta fit e la ingrandisce, e poi ci sono questi tasti qui che hanno una duplice funzione. Ovunque c'è un tasto con la doppia icona di colore azzurro e di colore bianco significa che c'è un'azione per il click singolo e un'azione per il click prolungato. In particolare, mi metto qui in vista 3D, ok, immaginiamo di voler salvare questa prospettiva qui, la posso memorizzare tenendo premuto questo tasto V1, qualche secondo la vista viene programmata, se poi mi sposto e ripremo V1 con un clic solo ritorna in quella vista, quindi posso memorizzarmi delle prospettive. In questa parte qui posso con il tasto centrale bloccare la rotazione, quindi adesso posso solo andare avanti e indietro, destra e sinistra, non posso ruotare, oppure portarmi in visuali predefinite. È un po' come l'uso, diciamo, della navibar per impostare le viste predefinite. Ok. E un'altra cosa che si può fare a livello di programmazione dei bottoni è quella di andare ad assegnare non solamente delle scorciatoie già previste dal produttore, ma anche delle macro. Le macro sono una registrazione di funzionalità, o meglio di click dei tasti della tastiera in sequenza. Prima di parlare di macro, secondo me vi devo parlare velocemente di tasti rapidi. Ora, oggi, diciamo, in questo tutorial non andiamo a dettagliare l'uso di tasti rapidi di Arcline. Comunque voi sapete che dal menu visualizzazione c'è la sezione tasti rapidi e quindi già all'interno di Arcline è possibile crearsi delle scorciatoie da tastiera per effettuare determinate operazioni. Ora immaginiamo che, adesso vedo che su questo tasto c'è, cioè, vedete, il Ctrl Q per fare la simmetria. Bene, immaginiamo che noi vogliamo assegnare questa funzionalità simmetria a uno dei, perché la uso spesso, ad uno dei bottoni qui del display. Non c'è, quindi in Arcline creo la scorciatoia Ctrl Q e poi vado a programmare la macro in modo da assegnargli una macro personalizzata. Quindi vado all'interno di questo menu, al posto del primo comando gli dico di andare a creare una nuova macro, faccio New Macro, e la chiamo simmetria, e vado a registrare proprio fisicamente da tastiera Ctrl Q, quindi premo CTRL, vedete che sta registrando premuto Ctrl, premuto Q, rilasciato Q, rilasciato Ctrl. Questa macro viene salvata e assegnata al tasto numero 1, infatti la vedo anche assegnata qui nell'icona. Se torno nel mio Arcline e decido di voler fare una simmetria di qualcosa, non so, prendo questo solaio, premo il tasto simmetria, ho già la funzione simmetria programmata. Quindi ogni funzionalità di Arcline può sostanzialmente essere
configurata attraverso le scorciatoie. Questo a mio avviso è una cosa abbastanza importante, perché comunque dà massima flessibilità di utilizzo. In questa parte conclusiva vi mostro anche quest'altro dispositivo, appunto il Mouse Cut. Questa è la versione più completa, è anche wireless ed è quella anche più grande, quindi ne potete vedere anche le dimensioni. Il mouse sta scorrendo su un tappetino sempre fornito all'interno del kit, diciamo ad alto scorrimento, non so come definirlo, comunque diciamo che la fluidità e la precisione, diciamo, del mouse è superiore. Si tratta di un mouse a batterie collegato in Bluetooth con la chiavetta mostrata prima. Anche questo mouse può essere configurato, ritorno nel menu in cui ero prima e vedo che posso entrare nelle opzioni del mouse. Posso regolarne la sua velocità, ho uno stato che mi indica il livello di carica della batteria. Quando la batteria è scarica, può essere caricato attraverso questo diciamo cavo micro USB, e può anche essere caricato finché lo utilizzo, perché lo collego direttamente al computer e quindi lui si carica. Altre opzioni possibili, diciamo che questo mouse ha, ok, come vedete, queste funzionalità qui. Queste diciamo che non sono proprio legate tanto ad Arcline, ma sono funzionalità generiche, quindi magari vi invito anche a consultare poi la manualistica che viene fornita. E sono tutta una serie di bottoni che sono di più, perché ci sono questi due qui in alto, ce ne abbiamo tre, uno, due e un terzo qui laterale. Abbiamo questa parte qui con il menu radiale e la rotellina. Quello su cui mi volevo concentrare io è il menu radiale. Cos'è? Vedete, se sono qui all'interno di Arcline posso premere il menu radiale, che è questo, e vedete che a video appare questo raggio. Ecco, sposto il mouse verso l'alto su lista layer, mi apre la lista layer. Cosa significa? Che anche su questo mouse posso andare a programmare una serie di azioni rapide che, vedete, clicco, undo per esempio, o redo. Quindi lo posso fare senza dover andare in cerca di tanti tasti. Quindi diciamo che poi quando si prende fluidità con questa cosa, probabilmente anche questo è un valore aggiunto. La programmazione di questo menu radiale avviene qui dal menu bottoni. Arcline esce con il suo Arcline XP Radial Menu, ma chiaramente possiamo creare nuovi Radial Menu. Un Radial Menu può essere a 4 o a 8 sezioni, e come fatto in precedenza con i tasti posso programmare che a uno specifico tasto ci sia una specifica scorciatoia di Arcline. Modalità colore naturale per esempio, piuttosto che modalità wireframe o texture, ecco. Oppure magari i piani, quindi verso l'alto cambia piano, vai piano sopra, e verso tasto 5, quindi verso il basso, vai al piano sotto. Ecco, adesso faccio un po' di cose. Questo menu radiale viene programmato. Se adesso sono qui e lo premo, guardate, vedete, voglio andare su di un piano, quindi lo posso fare proprio con gli spostamenti del mouse, perché è abbastanza immediato. Quando premo appare il menu radiale, e appena ci passo il mouse sopra, lui diciamo che si sposta. Ecco, quindi diciamo questo, volevo completare questo video anche illustrando le funzionalità di questo mouse. Vi ringrazio per l'attenzione.